Fine settimana ricco di eventi al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta questa sera alle 21:15 un evento dedicato a Pier Maria Rosso di San Secondo, ovvero la Bella Addormentata in Rosso dell'Associazione Dante Alighieri di Caltanissetta. Si tratta di una rilettura del famoso testo di Pier Maria Rosso di San Secondo a quasi 100 anni dalla sua messa in scena e dalla sua pubblicazione. L'adattamento è firmato da Laura Tedesco. La Bella Addormentata racconta la storia di Carmelina, che violentata dal suo datore di lavoro perché è troppo bella, diventa Bella Addormentata, la prostituta che si concede ai suoi clienti nel sonno. Domani, invece, sabato 12 gennaio, si inaugura la stagione concertistica alle 19:30, organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Sono 14 gli appuntamenti previsti in calendario. Il primo è il concerto del Trio Dance, composto dalle prime tre parti dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Francesco Di Rosa oboe, Alessandro Carbonare clarinetto e Francesco Bossone fagotto. Infine, domenica 13 gennaio alle 19, spazio alla comicità con uno spettacolo della compagnia pugliese I Nuovi Scalzi dal titolo Ridiculosa Commedia. La regia è di Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano. Sempre domenica, la stessa compagnia I Nuovi Scalzi terrà il primo laboratorio inserito tra le attività collaterali alla stagione teatrale. Si tratta del laboratorio di commedia dell'arte. Gli organizzatori fanno sapere che la partecipazione al laboratorio è gratuita e al momento hanno aderito oltre 50 ragazzi provenienti anche da altre province dell'isola.